Carissimi amici appassionati di calcio oltre manica, buonasera Lorenzo, buonasera. Buonasera Alfonso e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Oggi abbiamo una super puntata, lo stiamo dicendo d'altronde da un mese ormai, un mese avanzato direi, quindi ci stiamo preparando, stiamo facendo una preparazione atletica, Lorenzo, veramente intensa. Quindi siamo andati addirittura in altura a preparare l'incontro. Diciamo che sentiamo anche un po' l'ansia da prestazione, la sentiamo un po'. Sì, dobbiamo essere sinceri. Allora direi come sempre andiamo con la sigla e poi introduciamo il nostro graditissimo, più che graditissimo ospite. Quindi direi 3, 2, 1, sigla. Sigla. Eccoci tornati in diretta, eccoci. Benissimo. Allora, il nostro prossimo ospite ha iniziato la sua carriera con la maglia del Milan, partendo dal giovanile e collezionando, pensate, 325 presenze tra campionato e competizioni europee. Dopo essere diventato una bandiera dei colori rossoneri, decide di intraprendere nuove esperienze con le maglie di Reggiana e Brescia. Nel 2001 sbarca a Londra per vestire i colori del Watford, allenato dall'indimenticabile Gianluca Vialli, da sempre appassionato di calcio inglese e editore dell'omonimo blog. Signore e signori, diamo il benvenuto a Filippo Galli. Buonasera Filippo. Ciao, ciao Alfonso, ciao Lorenzo, ciao a tutti gli amici in ascolto. Ciao. Grazie, grazie ancora di aver accettato il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione. Questa sera sarà un po' un viaggio, ovviamente da parte raccontato, una storia raccontata da chi il calcio inglese, oltre che essere un grande appassionato, ma lo ha vissuto proprio nel vero senso della parola. Quindi già... Però, sai cos'è Alfonso? Che io, siccome da quando ho aperto il blog, ma anche prima, sono venuto a conoscenza di tante persone nella rete come voi che hanno questa passione, no, del calcio inglese, non solo, io ho una conoscenza che è piccola così rispetto a voi e rispetto agli amici che probabilmente saranno in ascolto, però mi sono offerto veramente con grande piacere, proprio perché questi sono momenti in cui si apprende, no? Uno ascolta, viene a dire qualcosa, però apprende molto anche da tutte le persone che saranno coinvolte attraverso magari le domande, ecco. Certamente, c'è, giusto Lorenzo, forse una piccola differenza tra Filippo Galli e noi, che lui è proprio sceso in campo, una piccolissima no, differenza. Cioè, diciamo, detto chiaro e tondo, Filippo, perché ci stiamo dando del tu già dalla sì, abbiamo avuto l'autorizzazione, ecco, diciamo, specifichiamo. Ecco. Va bene che sono boomer, c'ho una certa età, però è il tuo. Siamo un po' tutti boomer qui dentro. Più o meno. La differenza maggiore fra quello che posso essere io, Alfonso, oppure Larry che ha appena scritto, che ci saluta, Claudio Maurizio, adesso leggeremo tutte le domande, che già stanno arrivando domande, quindi poi le leggeremo. La differenza fondamentale è che noi vediamo la partita, però non sappiamo niente di com'è la settimana, come è stato arrivare a Londra, come è le differenze che hai trovato con il calcio italiano. Allora andiamo indietro nel tempo, andiamo indietro al 2001, l'anno, ahimè, delle Torri Gemelle. Sì. Io vado a giocare a Watford e vado a coronare un sogno praticamente, perché insomma avevo 38 anni, è vero che ho vissuto insomma esperienze indimenticabili con il Milan, ma anche con il Brescia, se vogliamo, insomma, con tutte quelle, anche lo stesso Pescara, no? Perché c'è stata anche lì una promozione dalla C alla B. Però dicevo, arrivo a 38 anni
e il Brescia dopo 3 anni, l'ultimo anno fatto con l'allenatore Mazzone e con Baggio e Pirlo, allora giovanissimo, ho giocato appunto con loro, ci eravamo salvati con un largo anticipo, però io ho una scadenza di contratto e quindi immaginavo che il Brescia non mi avrebbe poi rinnovato il contratto, sottoposto un altro contratto. E mi arriva una chiamata, come spesso accade per caso, mi chiama Nicola Caricola, non so se lo ricordate, un difensore centrale del Bari, Juventus anche, e allora lavorava per Gianluca Vialli, che era, sarebbe passato dal Chelsea al Watford a fare il manager. E Caricola, Nicola, mi chiede informazioni su Iglitare, l'attaccante del Brescia, allora, albanese, che aveva giocato appunto con me, mi chiedeva quali fossero le sue caratteristiche, se secondo me era un giocatore adatto alla First Division, no? Campionato di Serie B inglese. Allora io gli parlo di Igli, eccetera, eccetera. E quindi alla fine della telefonata Nicola mi dice: poi stiamo cercando anche un difensore centrale, abbiamo preso Ramon Vega dal Celtic, però avremmo bisogno di un altro centrale. Allora io gliela butto lì, ma proprio davvero a mo' di battuta, e dico: vabbè Nicola, io non credo che il Brescia mi rinnoverà il contratto, vengo io, no? E poi ci salutiamo e io parto, vado in Australia, vado in una vacanza lunga, lontano, e ad un certo punto sono in albergo a Cairns e mi arriva questa chiamata nella camera dell'hotel. E alzo la cornetta ed era Gianluca Vialli dall'altra parte, che mi dice: ma ciao Filippo, avevamo giocato in Under 21 insieme, poi ovviamente avevamo giocato contro. Lui mi dice: ma davvero verresti a Watford? Ti andrebbe? Io parto domani per venire a giocare in Inghilterra. Io ho messo una cosa, io ho sempre amato il calcio inglese da quando ero piccolo, non chiedetemi perché, forse per le panini della World Cup 74 con le squadre dell'Inghilterra e della Scozia con determinati giocatori, vabbè. Sta di fatto che quindi io il giorno dopo vado in un'agenzia viaggi lì e cambio il volo, rientro una settimana prima dall'Australia, volo a Milano, poi volo a Londra, mi metto d'accordo senza ovviamente nessun problema, e poi andiamo a Fiuggi a fare la preparazione, dove incontro appunto Luca, Ray Wilkins, che era il secondo con cui avevo giocato al Milan, c'era invece anche Peppino Incocciati, però nelle vesti di, diciamo così, di persona e di dirigente della società, ma anche, diciamo, lui era già allora non assessore, ma era, credo, consigliere comunale al comune di Fiuggi, e quindi ci accolse un po' tutti, dai, ecco. È iniziata un po' così la mia storia nel calcio inglese al Watford, dal punto di vista proprio del giocatore. Mi sono un po' dilungato, ma era giusto raccontare un po' di particolare. No, noi fa piacere. Noi fa fai conto se sei talmente dilungato che hai già risposto a 2 delle mie domande. No. E ho scoperto anche una cosa che mi sto domandando da questo simpatico discorso che mi hai fatto adesso, che ci hai fatto adesso. Ma i procuratori che cosa servono allora? Allora, io avevo il procuratore. E avevo un procuratore che era Beppe Bonetto, il procuratore è stato di Paolo Maldini, di Ferrara, credo di Peruzzi, insomma di questi giocatori qui. Allora, secondo me uno dei procuratori più preparati dal punto di vista delle normative, eccetera. Io non ho avuto granché bisogno del procuratore, perché il Milan, molto spesso io ho avuto anche degli infortuni, il Milan mi ha rinnovato il contratto per un anno, anche quando venivo da un infortunio io non ho mai chiesto la luna, perché non ero un giocatore da poter chiedere la luna, e quindi siamo andati avanti per tanti anni senza nessun problema. Però io ho preso Bonetto, anche qui se volete vi racconto come, perché dopo il primo anno da professionista al Milan io mi presento in sede perché l'allora presidente Giussi Farina mi chiama per rinnovare il contratto, e dopo avermi chiamato alle 10 di mattina, convocato alle 10 di mattina, mi accoglie alle 16, cioè alle 4 del pomeriggio. Io ero lì da solo, ovviamente senza il procuratore, un ragazzino. E quando entriamo, lui mi sottopone il contratto, mi dice: questo è il contratto. Io guardo, era uguale a quello dell'anno precedente. Firmo, metto la firma, mi alzo, cioè lo saluto, gli do la mano, e lui mi dice nel suo dialetto, grandioso, Giussi Farina, gli voglio troppo bene. Mi dice in dialetto: ti gocciava un'altra volta.
traducete voi. Vabbè, questo è quanto, insomma. Vabbè, a proposito, Filippo, ma io ho una domanda, diciamo, più specifica, la mia curiosità più che altro. Se ne è parlato tanto, ahimè, in questi ultimi tempi, ma visto che la tua esperienza, la prima esperienza, insomma, è il tuo desiderio di giocare in Inghilterra, Gianluca Vialli, ci puoi dare un tuo ricordo personale di quei mesi, insomma, di quell'anno che sei stato lì al Watford? Guarda, che ricordo hai? Una cosa, vabbè, un ricordo bellissimo, ripeto prima, poi dico una cosa anche divertente, ma questo che vi spiega un po' com'era la figura di Luca. Luca era un grande professionista dal punto di vista proprio della preparazione delle gare, dell'essere dentro la gara, aveva portato poi una mentalità, chiamiamola, europea, no? Anche dal punto di vista dell'alimentazione, dal modo di allenarsi, quindi aveva cercato non di fare dei ritiri, però di portare i giocatori tutti insieme prima della partita a pranzare, all'hotel, anche quando si giocava in casa. Insomma, aveva cercato di contaminare un po' il calcio inglese con le abitudini che erano già in voga da tempo in Italia, no? E poi era, lui non voleva che si dicesse, però era un po', nel preparare le partite era un po' sacchiano, passatemi il termine, ora non voglio dire delle cose che a lui darebbero fastidio, però era un po' quella cosa lì, era un po' quella cosa lì. Ma la cosa bella da raccontare, ma proprio per io, perché in quel momento io mi ricordo il sorriso che fece, quindi ce l'ho stampato qui, non me lo toglierò mai, è quello che mi tiene legato a Luca, se vogliamo, anche se è una cosa davvero che vi racconterò. Noi siamo a Birmingham, e giochiamo contro il Birmingham City e alla fine del primo tempo siamo sotto 3-0, quindi chiaramente potete immaginare, no, come era l'atmosfera dello spogliatoio. Rientriamo e quindi Vialli raggoduna tutti i giocatori, quelli che giocavano, quelli che non giocavano, lo staff, il medico, quant'altro, tutti lì attorno, e si arrabbia, si incazza, lui parlava molto bene inglese, quindi si rivolgevano in inglese in maniera dura, no? Caspita, non è possibile fare una partita del genere, ragazzi, eccetera, eccetera. A un certo punto dal gruppo si sente un rumore tipo e allora Luca si blocca e dice, guarda verso il luogo da dove era venuto, e si vede un dito così e dice, e Luca dice, who farted? Questo mette davanti il dito così e dice, it's me Luca, quasi a nascondersi, sì. E Luca gli viene questo sorriso e dice, ok, let's go guys, e ci lascia, anzi let's go, e ha finito lì quel discorso pieno di rabbia, di rancore, abbiamo recuperato fino al 3-2, ma questo era ho dovuto raccontarla perché è un episodio tra virgolette divertente, però ho in mente il sorriso in cui Luca si gira e dice, vabbè, che dobbiamo fare, andiamo fuori e giochiamoci sto secondo tempo. Beh sì, questo però dà anche l'idea del modo di tenere lo spogliatoio, che penso che sia la cosa più importante nel calcio. Per anche perché a un certo livello te devi gestire gli uomini, perché è difficile entrare in un giocatore professionista e convincere a cambiare determinate abitudini, penso. Sì, non è facile, ma lui ci ha provato, avevamo anche un preparatore atletico, Giovanni Vaglini, molto in gamba, che era, appunto, aveva portato con sé Luca, che lui aveva conosciuto nel periodo della Juventus, quindi lo staff era uno staff importante, perché c'era Lewington anche, che era un allenatore che poi ha fatto un po' la storia anche lì nel Watford, anche nelle giovanili, eccetera. E poi c'era appunto Ray Wilkins, che si occupava dei centrocampisti, Vialli si occupava invece dell'attacco e di tutta l'organizzazione della squadra. Tanto è vero che l'anno successivo, purtroppo poi andò male, la stagione arrivavamo a metà classifica, l'idea era quella erano 24 squadre, quindi poco oltre la metà della classifica, l'obiettivo era andare nei playoff. No, finisco. E lui mi aveva proposto di rimanere, se lui fosse rimasto, di rimanere ad allenare la fase difensiva, ancora come giocatore, però poi ho tutto un naufragò, io avevo un anno di contratto e quindi tornai in Italia e giocai un anno e mezzo nella Pro Sesto in C2. Ma sì, no, quello che volevo dire, semplicemente, però quell'anno ci fu una semifinale di FA Cup, se ho letto bene.
da parte di Watford. No, e però noi perdemmo con l'Arsenal, ma non ah sì, è vero, vero, vero. Non era una semifinale, assolutamente. Però l'anno dopo poi andò peggio la situazione. Ah, questo non lo ricordo, non vado così indietro negli anni. No, ma vedi la differenza. Ma Filippo, hai qualche rimpianto? Cioè, avresti voluto rimanere in Inghilterra? Magari cambiare squadra? Io avevo 38 anni. Ma non so, cambiare squadra no, sai, perché no. Quando arrivi lì poi ti è legato al Watford. Io, allora, è chiaro che il Watford ce l'ho dentro, ho fatto un anno lì, ho conosciuto le persone che c'erano, la tifoseria. Io però ho sempre amato tutto il calcio inglese, cioè io passerei la vita girando per l'Inghilterra a vedere partite, se ci fossero, non dico tutti i giorni, ma ogni 2-3 giorni, anche perché sennò mia compagna, che già è una santa, però ecco, io amo, come vedete dietro io ho le sciarpe, Coventry, Ipswich, Aston Villa, cioè io, a me il calcio inglese piace comunque tutto davvero per l'atmosfera che si creavano e questo per me, io giocavamo il sabato e generalmente il martedì, quindi la domenica io andavo a vedere la Premier League perché abitavo, ero andato da solo perché avevo un anno di contratto, i figli erano rimasti a casa e quindi insomma ero completamente dedicato al calcio. Mi ricordo che registravo ancora le cassette delle partite perché avevo fatto l'abbonamento per vedere tutto il nostro campionato, mi piaceva informarmi da questo punto di vista, insomma, e quindi rimanere lì, certo, sarebbe stato bello, però poi non so come dire, io avevo ormai, andavo ai 39, cioè avevo compiuto certo. I 39, cioè, anzi, no, certo. Sì, i 38, insomma, suonati, quindi insomma, ormai ero un decadente, via. Tra i commenti abbiamo quello di Claudio, tra l'altro anche milanista, che salutiamo. Lui è il collezionista di sciarpe, ha una collezione di sciarpe incredibile, non solo di calcio inglese, ma proprio, quindi se la vedessi diventerei matto. Sì, assolutamente sì, noi l'abbiamo avuto ospite qualche mese fa, poi ritornerà, ha veramente una collezione incredibile. Complimenti Claudio. Ti fa i complimenti. Io sono stato anche a causa di Spalletti, anche lui ha una discreta di maglie, però di maglie lui, però le sciarpe sì, è fantastico. Le sciarpe sono bellissime. Tra l'altro tu proprio dietro vediamo la sciarpa del Coventry e noi volevamo chiederti se avevi visto la partita tra Manchester United e Coventry, la semifinale di FA Cup, se hai avuto modo di vederla. No, non l'ho visto, ho visto soltanto quando sono andato a vedere i gol, poi la partita che praticamente stava finendo e ho visto tra l'altro quel gol annullato dal VAR per pochi centimetri perché il Coventry aveva fatto l'impresa, no? Che ne pensi? Ma del VAR tu che concezione hai da calciatore di un'altra epoca calcistica? Siamo sempre lì, no? Come ogni strumento in mano all'uomo può essere utilizzato bene o male. Spesso non ci sono, come posso dire, non c'è uniformità di utilizzo. Più che di interpretazione, proprio di utilizzo, e quindi questo lascia sempre un po' a desiderare. Io, se dovessi parlare un po' in maniera nostalgica, tornerei al guardalinea, all'arbitro, lascerei la goal line technology e poi lascerei insomma il guardalinea, anche perché poi qualcuno sicuramente dirà ci credo con Franco Baresi che alzava il braccio ed era sempre sì. è meglio che per voi era un lusso che non ci fosse il VAR, per lui si era sempre fuori gioco, questo me lo ricordo benissimo. Però insomma la tecnologia avanza, non possiamo farne certo, a meno, forse anche i tifosi del Coventry avrebbero voluto guardare. Assolutamente, però è uno spettacolo, voi vedete lei lì con tutto il tifosi del Coventry. Io tra l'altro, quando io mi definisco in maniera forse non corretta, però un ground hopper anch'io, no? Quando posso vado in giro per stadi, anche se non ci sono partite. L'estate scorsa sono andato a fare un giro in auto, siamo partiti io e la mia compagna, abbiamo fatto 16 stadi in 12 giorni, arrivando su fino a Glasgow, e l'unica partita che abbiamo visto è stata grazie a Maresca, allo staff De Bernardin, che è l'allenatore dei portieri, abbiamo visto proprio il Coventry contro Leicester contro Coventry. Quindi è stata una bellissima esperienza, immagino. Sì, assolutamente. Poi
Eravamo stati anche il giorno prima a vedere lo stadio del Coventry, anche se pioveva, non si è riuscito ad accedere, però spettacolo, spettacolo. Fantastico. Allora, mentre fioccano le domande, chat, io noi... ce n'ho una da farti a bomba subito, perché... Scusami, volevo dire, ricordare a chi vuole fare domande a Filippo Galli di scrivere in chat anche il nostro Larry, che poi ti presenteremo, Filippo, grande tifoso della nazionale inglese, che ha una domanda per te da tanto tempo, se ci fa la cortesia di scriverla in chat, così la possiamo... far anche vedere. Questa è una piccola comunicazione di servizio. Vai Lorenzo, scusami. Dicevo, è una domanda che fra l'altro voleva fare anche Larry, che mi ha telefonato e ci siamo parlati. I primi contatti però col calcio inglese, proprio col calciatore inglese, l'hai avuto con Wilkins, Hartley e Blissett al Milan. Sì, con Blissett prima, prima e poi con Hartley e con Wilkins. Sì, è stato, io credo ancora prima, non ricordo, no, forse dopo, perché Hartley ci ha giocato contro l'Under 21, tra nazionale Under 21 italiana e inglese, però credo che fosse tra Blissett e appunto all'arrivo dei due della coppia Hartley-Wilkins. Sì, scusami, ti ho interrotto. Che ricordo, no, volevo sapere che ricordo avevi di loro, allora, come compagni di squadra. Io anche ho una curiosità personale su Blissett, come poteva essere in allenamento. Con Luther sono ancora in contatto, a parte che lui mi ha messo nella chat degli ex giocatori del Watford, che io insomma sono lì dentro, ma ho fatto solo un anno e quindi mi sento un po' spaesato, però lo ringrazio. Sei un ex giocatore, però. Sì, ok, però lì c'è gente che ha fatto la storia del Watford. Sì, sei nella stessa chat di Barnes. C'è George Barnes, esatto. Però con Luther era un ragazzo splendido, lui venne qui, era un po'... spaesato forse non è il termine giusto, però io ero uno dei pochi che parlava un po' l'inglese, quindi anche con lui sono stato quello che ho cercato di accogliere, ho cercato di stargli vicino, e questa cosa insomma è rimasta nel tempo. Io poi sono tornato nel periodo del Covid, esattamente quando Cutrone, che è un ragazzo che era cresciuto nel Milan, adesso a Como e giocava nel Wolves, ero andato a vedere, proprio ero lì a vedere Watford contro Wolves a Vicarage Road, ed è stato bellissimo perché ovviamente ho visto Luther eccetera, però poi mi hanno fatto fare il giro di campo, cioè, ho ancora le immagini, io piangevo perché mi hanno fatto fare il giro di campo con la gente che applaudiva, e io lì ho fatto una stagione deludente, poi magari personalmente avevo fatto una stagione buona, però la squadra è arrivata, e quando ci penso ancora adesso mi vengono gli occhi lucidi, perché è fantastico, è davvero irripetibile, non so come dire. Vabbè. Meraviglioso. Degli altri due, giusto per completare. Ah sì, scusami. Vabbè, poi gli altri due, Ray era un gentleman straordinario, sì. E infatti poi averlo ritrovato dopo come allenatore è stato una ricongiungersi, e l'amicizia che c'era, il nostro legame era forte, anche lui ci ha lasciato troppo presto, accidenti, così come Luca. E Hartley era una bella, un animale, perché io poi, è vero che non è calcio inglese, ma è calcio scozzese, io prima ancora avevo conosciuto Joe Jordan. Io ero un ragazzino, però avevo fatto il ritiro con lui, la preparazione estiva con la prima squadra, eccetera, e poi l'anno successivo vado a Pescara in Serie C, e la Coppa Italia ci mette di fronte Pescara contro Milan, quindi io Marco Jordan, e al 75esimo, 80esimo, non ricordo, mi arriva un gomitone di Joe Jordan lo squalo, e devo uscire perché mi spacca il labbro, eccetera. Però Jordan per me sta là in alto, come Mark Hartley. Hartley era un giocatore di una forza fisica incredibile, era un generoso, Wilkins era, aveva questa capacità di smistare il pallone, di avere il gioco corto, il gioco lungo, insomma, giocatori di qualità, ecco, in maniera diversa, ma sicuramente di giocatori di qualità. E infatti era proprio questa la domanda di Larry, che voleva proprio un ricordo di questi giocatori che hai citato, e hai risposto alla domanda di Larry. E mentre Claudio ti invita ufficialmente a casa sua a vedere le 400 sciarpe, di dove abita? Mi sembra di Torino, se non sbaglio, non adesso ce lo scriverà, non ricordo, però adesso ce lo dirà. Comunque 400 solo inglesi,
solo quelle inglesi, 400 sono inglesi, più di 400 solo quelle inglesi, quindi cioè praticamente un box auto, sì, un box auto con la macchina parcheggiata fuori. Esatto, con la macchina parcheggiata fuori. Infatti la prossima puntata dovremmo farla nel box, perché ci deve far vedere un po' tutte le sue sciarpe. Complimenti, Lorenzo. Ancora complimenti. Sì, guarda, c'è Larry, c'è un ricordo tuo di un gol contro l'Avellino nell'84. Il calcio d'angolo, non so se, no, credo che fosse di Evani, per essere di Evani? Precisi. Credo di sì. Credo di sì, ma non vorrei sbagliarmi, per cui, però sì, i gol ne ho fatti tre, due con l'Avellino e uno con Como, quindi me li ricordo bene. Su YouTube sembrano di più, perché è lo stesso, gli stessi tre, ma da angolazioni diverse, quindi ringrazio YouTube per tutta la vita. Benissimo. E allora, noi abbiamo tantissime domande in chat, ne possiamo prendere qualcuna in ordine di arrivo, ecco. C'è quella del nostro Michele Vello è un diciamo una persona fantastica, un ground hopper che gira tantissimi stadi, quindi anche Michele Vello è un ground hopper, me lo segno. Sì, segnalo, perché Michele è veramente una, poi tra l'altro fa delle è foto, è vero, un ground hopper vero. Sì, fa delle foto meravigliose, tra l'altro. Michele ha questa capacità. Fantastico. Ci dice: vorrei chiedere a Filippo Galli come venivano gestite le trasferte in UK. Il viaggio veniva fatto. Ci senti, Filippo? Filippo, ci sei? Sì, adesso sì, era andato via tutto. Sì, vi sento. Benissimo, perfetto. E, dicevamo, Michele ti chiede come venivano gestite le trasferte nel Regno Unito, in UK. Il viaggio veniva fatto il giorno prima o il giorno stesso? Pullman in aereo? Non ricordo di essere mai partito il giorno prima, forse quando abbiamo giocato una gara a Stockport, non ricordo, però no, generalmente in giornata, sì, in giornata, anche se c'era un tecnico come Vialli che aveva abitudini europee, italiane, diciamo così, e generalmente poi quando si facevano i viaggi a volte si mangiava sull'autobus, si portava un cuoco, il club ci dava a disposizione un cuoco che cucinava sull'autobus, si mangiava anche a volte sull'autobus, poi passava, si faceva, il capitano passava, che ero io, ogni tanto però lo faceva qualcun altro, passava a fare la colletta per dare appunto al fuoco, che presumo fosse pagato già dalla società, però noi giocatori davamo anche un nostro contributo, insomma. Quindi ecco. Sì, non c'erano di fatto ritiri o cose, si cercava di essere, come posso dire, di vivere la gara in maniera molto più soft, no? Che non vuol dire non prepararla, che non vuol dire essere pronti. È chiaro, c'era una mentalità diversa, poi le abitudini sono anche cambiate anche qua in Italia. Mi ricordo che c'era la musica nello spogliatoio alta. È chiaro che io, che ero abituato invece al silenzio, qualche difficoltà l'ho avuta all'inizio, però poi è giusto anche rispettare, no, le abitudini di un paese, le abitudini di giocatori, e questo insomma ci è voluto ben poco, insomma, poi alla fine uno, se vuole, riesce ad estraniare da tutto quello che ti sta attorno. Quindi spero di aver risposto alla domanda che mi è stata posta. Sì, assolutamente sì. Guarda, intanto ne approfitto per farti vedere una foto. Bravo. A te cara, che ha fatto Michele. Sì, è recente, perché sono stato anch'io recentemente proprio nello shop, ho preso questa maglia la scorsa stagione, e sono entrato, infatti poi mi hanno fatto entrare, perché sono andato, mi sono fatto riconoscere, quindi per fortuna mi hanno fatto entrare all'interno dello stadio anche a fare una foto, e a fare c'era la foto del murales di Luther Blissett, insomma, bello. Vabbè, l'Inghilterra dal punto di vista del calcio sono avanti, dai. Sì, ma poi c'è questo attaccamento alla tradizione, quindi alla radice, noi ne parliamo spesso dell'attaccamento alla radice, del valore proprio sociale che il calcio ah, in Inghilterra, e questo insomma in Italia c'è tanto da lavorare. Noi, Lorenzo, un'altra domanda a Filippo, ma noi, siccome per noi è una sorta di crociata, Lorenzo già mi ha capito ma per noi la FA Cup è sacra, ma secondo te, Filippo, ora ci senti? Ci vedi? Sì, benissimo. Dicevo, noi, per noi è una sorta di crociata, quindi ti facciamo la domanda a te, che insomma hai avuto esperienza sul campo e anche come calciatore, quindi magari ci puoi rispondere. Ma per quale motivo non facciamo una riforma della Coppa Italia sul modello della FA Cup?
da cacciatore, dai cacciatore. Una risposta. Ma guarda, ne abbiamo tra l'altro ne ho scritto sul blog, ha fatto un articolo Luca Serafini sul blog. Bene. Di cui io sono un po', diciamo, lo riprenderemo. L'editore, non passatemi questo termine, però di fatto sì, sono colui che poi alla fine deve controllare tutti gli articoli, eccetera. E a me piace far scrivere anche, ad esempio, il Ground Hooper, per me sono ben accetti nel raccontare le loro storie, mi piacerebbe sempre. C'è uno spazio, c'è il vostro spazio, il nostro spazio, che è il nostro angolo, scusate, in cui uno può raccontare la propria passione, per il calcio inglese in particolare, o per il calcio europeo, per qualsiasi altra. Vabbè, ma al di là di questo, scusate, mi sono... Nel tuo sito ne avremmo parlato. Mi sono dilungato, sì, io credo che la... Eccolo qui. Eccolo qua. Caspita, bravo, grazie. Carine, grazie. E, dicevo, sì, poi c'è la metodologia, c'è... Vabbè. Quella è una domanda successiva. Ne parleremo. Fare perché... sì, è un divagare, ma è una cosa molto interessante. Guarda. No, ti stavo dicendo di che stavamo parlando? della riforma della Coppa. No, anche per me, cioè per me deve essere l'FA Cup, anche la nostra. Dovremmo arrivare lì, cioè a tornare a dare importanza. In qualche modo, bisogna fare in modo che questa Coppa non venga più snobbata, non diventi importante solo perché arrivi chi arriva nelle fasi finali, è un top club, eccetera. Dovremmo dargli il valore, magari, che questa Coppa porti a giocarsi, che so, un posto in Champions piuttosto che, quindi allora lì diventa interesse, ma soprattutto all'inizio coinvolgere i territori più piccoli, le squadre più piccole, insomma. È chiaro che è difficile importare una mentalità che non è la nostra, una cultura e una tradizione che non è la nostra, però io dico che se mai cominciamo, mai possiamo vedere una fine e mai capire dove ci può portare. Ecco, però sicuramente io sono a favore di questa vostra anche idea. Guarda, secondo me anche non estendendola come l'FA Cup, perché io mi rendo conto che c'è un problema di vocazioni arbitrali in questo momento storico in Italia. Infatti hanno aumentato anche l'età massima. Fino alla C la porteresti o fino anche alla N? No, la ND almeno. L'ND, almeno la Serie D. Anche perché poi almeno la Serie D. Noi abbiamo dei problemi sugli impianti, chiaramente Filippo lo sa benissimo, impianti sportivi che in Inghilterra, cioè anche le squadre di non liga hanno degli stadi migliori quelle dei dilettanti in Italia, ahimè, purtroppo, quindi... da questo punto di vista c'è una disparità, chiaro. Cioè diventa anche difficile portare un giocatore professionista a giocare in un campo in cui rischia un infortunio, questo me ne rendo conto. Sì, però... Secondo me il grosso problema in questo momento storico, io sarei un fautore anch'io del modello FA Cup, cioè addirittura un libro in inglese ho comprato di annuario, cioè non avrei mai comprato un libro di Coppa Italia, però mi rendo conto che quando ho letto quest'anno che alzavano l'età massima per arbitrare, vuol dire che siamo un po' a raschiare un po' il fondo. Anche perché questi ragazzi vanno ad arbitrare in alcuni campi, rischiano di perdere. Guarda, io l'altra sera ero qui proprio vicino a dove io abito vicino a Monza, vicino a Milano. Un tempo fa, qualche mese fa, sono stato una serata dove ci cercava di sensibilizzare sul tema degli arbitri, sul tema del fair play. Un genitore per una partita di under 8 o under 9, non ricordo, ha perso un rene per uno scontro, mamma mia, sì, per violenza per bambini di under 9, cioè siamo all'assurdità. E vabbè, poi altro, oggi è venuto a trovarmi Ivan Magnani, un ex arbitro che sta cercando di portare un po' di cultura tra le società, perché poi anche da questo punto di vista, se la classe arbitrale si avvicina alle persone, alla gente, alle società, e si crea colloquio, si crea apertura, si crea confronto, ecco, poi secondo me le distanze possono diminuire, ecco. Certo, come no. Abbiamo un'altra curiosità, noi abbiamo parlato ovviamente degli aspetti positivi e belli di cambiare, di giocare in questo caso comunque in Inghilterra, a Londra, però ci puoi dire un po' quelle che sono state le difficoltà che hai trovato nel cambiare nazione, nel cambiare abitudine,
perché molte, ovviamente noi appassionati o tifosi comunque dall'esterno, non vivendo sul campo quello che vive a livello proprio umano un uomo che prende parte e va in un'altra nazione, ci sono stati sicuramente dei momenti negativi o qualcosa di poco piacevole. Tanto, io avevo proprio questo desiderio, questa passione di andare lì, e ripeto, ormai ero nell'età matura, avevo 38 anni, andai da solo, presi su indicazione di Viali un appartamento, poi poteva venire la famiglia, ovviamente, magari alle feste, così come sono venute, no? Come è venuta, e nella zona, su un quartiere posh, quindi fighetta, insomma, Hampstead, che però era un villaggio nella città, quindi io sono stato bene, avevo tra l'altro un ristorante italiano di fronte, però cucinavo io, vuol dire che cucinavo. Allora, noi ci allenavamo quasi sempre la mattina, il doppio non lo facevamo mai, credo, poche volte l'abbiamo fatto, nonostante Italia si usi così, nonostante probabilmente il Viali voleva farlo, però quasi mai il doppio allenamento, poche volte. E poi c'era la Canteen, cioè si poteva fermarsi lì alla London Colney University, che era il centro sportivo dove il Watford ha tuttora, credo anche adesso, il proprio centro di allenamento, a fianco di quello dell'Arsenal, tra l'altro, proprio vicino a un muro che li separa. Quindi noi magari ci si fermava lì a mangiare. Io sono uno difficile, nel senso, mangio sempre le stesse cose, però il cibo da atleta, cioè quindi un po' di pasta, piuttosto che un po' di bresaola, no, però un po' di prosciutto crudo, un po' di grana, e Viali aveva cominciato a portare queste abitudini, no, che all'inizio trovarono qualche difficoltà ad essere accettate, certo. Sì, poi le mangiavano i pronti via. Prima della partita lì all'hotel, prima di andare a giocare English a Vicarage Road, sì, i fagioli, eccetera. Wurstel. Sì, esatto, però piano piano poi sono cose che ci si abitua. Io, ecco, non ho avuto questo tipo di difficoltà. La difficoltà è stata sicuramente in un calcio più fisico, in questo famoso, che allora, perché cominciava a contaminarsi, no, il gioco inglese del famoso kick and run, cioè sì, andare a giocare sulla palla lunga, colpo di testa, giocare sulla seconda palla. Ecco, noi provavamo a giocare un calcio diverso, non più di fraseggio, eccetera, però chiaramente trovavi squadre che giocavano duro da quel punto di vista lì, e all'inizio non è stato facile, perché poi non è che abbia mai avuto un fisico, una struttura, certo, di che tipo, è lì, ti menavano, tanto vero che io mi ricordo, anche lì feci il mio golletto in campionato, e subito dopo che feci il gol, che 10 minuti mi arrivò una gomitata che mi spaccò completamente il labbro. Te lo ricordi bene, esatto, quelli lì, gli attaccanti menavano i difensori, no? Non era non il contrario, esatto. Allora, noi abbiamo tantissime domande, quindi cerchiamo di leggerle tutte, ovviamente. C'è Maurizio Volgarino, grande tifoso del Nottingham Forest, dice la squadra, facendo riferimento al Watford, la squadra di Elton John, ma tu l'hai mai visto? Che noi siamo anche appassionati di musica, l'hai mai visto Elton John? Sì, conosciuto, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, perché è venuto a due partite, è venuto nello spogliatoio, è stata un'emozione grande anche quella, è stata un'emozione incredibile, no? Perché insomma Elton John, io anch'io sono fanatico di quella musica lì, Your Song, e via dicendo, no? Che persona è? Diciamo che sensazione hai avuto? Sensazione, ma non direi piuttosto basso, aveva questo incredibile orecchino, non so se fosse pieno di diamanti, probabilmente ci avrebbe comprato tutta la squadra del mondo vendendolo, però è l'emozione, cioè è davanti una star, no? Al di là che sia forse presidente onorario, però sei stretto la mano a Elton John, non so, adesso magari faccio un discorso da adolescente, però la domanda era questo. Certo. Diciamo che adesso non voglio fare dei paragoni, io ho avuto la fortuna nella mia carriera di incontrare, che so, Papa Giovanni Paolo II e anche quello del sudafricano, mamma mia, Nelson Mandela. Sì. Nelson Mandela per me è stato un incontro, io sono cattolico per carità, però Nelson Mandela per me ha
mi ha dato delle emozioni incredibili. Eravamo a Johannesburg, eravamo nel suo quartier generale, è stata veramente incredibile. Però a suo modo Elton John è stata caspita di... Certo. Mamma mia, questo l'ho sentito, ho comprato i dischi, sono andato in concerti, eccetera, adesso me lo ritrovo qui e mi stringe la mano, ci diamo la mano. Capite che è un'emozione. No, a Nottingham, no, scusa, sto leggendo una domanda. Bravo, infatti te lo stavo... Infatti. Sì. No, a Nottingham non ho mai giocato, Nottingham, squadra di Brian Clough, non ho mai giocato, però quest'estate è uno degli stadi, Nottingham è anche quello del Notts County, sono passato, ho chiesto alle persone di farmi entrare a fare una foto così, sono riuscito solo a fotografarlo da fuori, però, Nottingham, sì, poi ho fatto la foto di Robin Hood. Sì. No, non ho mai giocato. Non hai mai giocato? Noi... Come si chiama? City Ground? City Ground. È Meadow Lane invece del Notts County. Vai. Sì, bravo. Allora, c'è una domanda di Claudio che è di Luton Town Italia, che aia in questo caso. No, ma sì, l'ho sentito che c'era una grande rivalità tra le due squadre. Tra l'altro, poi io cosa ho fatto? Recentemente in quel giro sono passato anche da Luton, perché Luton, Luton è uno stadio incredibile, no? Perché è nascosto tra le case, quindi volevo andare a vederlo, c'erano i lavori per prepararlo alla Premier League. E lì sono riuscito anche lì a fare delle fotografie alzandomi un po', perché era assolutamente impossibile entrare. E poi c'era un ragazzo lì che faceva delle aveva una telecamerina, aveva un suo canale YouTube, e quindi fece delle domande, no? E poi fece delle domande e dice: guarda che io ho giocato nel vostro, qui so che c'è la rivalità. Infatti, quando poi l'ha messo YouTube, qualcuno me l'ha detto, qualche parolina mi è arrivata da parte del tipo del Luton. Però, ma che dire, ma anche il Luton, cioè, è fantastico, cioè, questo è il calcio inglese, respiri calcio inglese, so di là della verità che c'è tra Luton, certo, nel vostro, per carità, e capisco che loro, certo, possono essere così, ma per quanto mi riguarda, fantastico. Quello sono gli Hatters, no? Sì. Abbiamo anche un'altra domanda di Marco Sorrenti, che è uno dei nostri ragazzi della redazione di WeCalcio.com. Una domanda per Filippo: secondo te manca tanto il calcio in strada per i giovani di oggi rispetto agli altri anni, cioè a livello di mentalità? Cioè il fatto che i ragazzi non giocano più per strada? Assolutamente, ormai manca da tanti anni. Il problema è che continuiamo a ripetercelo, no? E manca il calcio di strada, manca la possibilità di giocare nei cortili, negli spazi verdi, quindi un calcio più libero, diciamo così, passatemi il termine. E il problema è che poi, quando noi ci diciamo questo, però abbiamo allenatori all'interno delle scuole calcio, all'interno dei settori giovanili, che anziché provare a far giocare questi ragazzi come se fossero in strada, le continuano a far fare loro esercitazioni con i 1000 cinesini, slalom tra i cinesini, pensando che siano propedeutici al dribbling, alla conduzione della palla. Non è così, però qui entreremo in questioni metodologiche che ci porterebbero via ore e ore di tempo. Sì, manca il gioco di strada, assolutamente, perché è lì che ci trovano gli adattamenti, che si impara adattandosi alla tecnica, la tecnica funzionale, non una tecnica che è quella che a volte è spesso ancora nei settori giovanili insegnano, anche se a me il termine insegnare non mi piace, sempre dire mettere nelle condizioni di apprendere i nostri ragazzi. E quindi c'è questa idea che se metto il bambino davanti al muro a ripetere un gesto, poi diventi così bravo che questa capacità, questa abilità la riporti nel gioco. Non è così, ahimè, non è così. Può valere dell'autostima, ma non è così. Poi, ora, questo è un piccolo discorso di metodologia, scusami se ti interrompo, ma secondo me manca anche l'imperfezione del campo, che può essere un giardino, un campo di strada, ti aiuta il cervello a capire, ragionare velocemente e a capire. No, ma manca quello certamente, ma manca, che cosa manca poi? Manca tutta l'emotività della gara, del fatto di avere di fronte un avversario, e quindi l'avversario mi determina la scelta, e quindi mi determina se quel passaggio, che sembra ogni volta identico, lo debba fare con un piede messo un po' più così piuttosto che cos'ha, e quella cosa lì me la determina l'avversario. Quindi se io non mi alleno in presenza dell'avversario, sto
destrutturando l'ambiente di apprendimento del gioco del calcio. Però ripeto, qui dovremmo partire dall'ABC. Certo. Però a proposito di questo discorso, c'è la domanda di Luca Antolini, altro ragazzo della nostra redazione di ukecalcio.com, che ti chiede: avendo giocato in realtà diverse, che differenze ci sono a livello di preparazione atletica e di allenamenti? Quindi tra l'Inghilterra, allora, adesso e l'Italia. Così tra l'altro ti tiro le orecchie a te, Alfonso. Sì? Alfonso, perché all'inizio hai detto, siamo qui, siamo in tensione perché cominciamo la trasmissione come se dovessimo andare a fare una bella preparazione atletica per prepararci alla partita. Sì. Io, quello che non facciamo fatica a capire noi, no? Ma tutti, per carità. La preparazione è calcistica, non è atletica. Noi abbiamo l'idea che il calcio, ma è così, 99,99, sì, sì. Probabilmente sono io, sono io l'unico pirlo che la pensa diversamente, infatti non sto lavorando da nessuna parte. Però non è solo questione atletica, allora tornando alla domanda però, quindi per dare delle risposte. Allora, io ho avuto la fortuna di arrivare in Inghilterra e di lavorare molto, come posso dire, nelle situazioni di gioco, nell'intensità. Anche se poi Vialli, attraverso un preparatore atletico, come dicevo Giovanni Vallini, portò tutta una serie di lavori che erano quelli che si facevano con Sacchi, no? Quindi le ripetute, il fartlek. Ecco, io dal punto di vista metodologico, oggi, nel lavoro che ho fatto sui giovanili al Milan, poi l'esperienza al Parma, quello che ho portato in federazione, è che non è necessario fare della corsa a secco per essere preparati ad affrontare una partita di calcio. Questo sicuramente. Lo metto per iscritto. Perché così, insomma, anche nella stagione poco più di una stagione che abbiamo fatto a Parma con il settore giovanile dall'under 19 all'under 9, la primavera che si allenava al 94% con la palla, che attenzione, non vuol dire con la palla fare le esercitazioni con una finalità atletica col pallone, cioè corro dal punto A al punto B, da B al punto C, da C al punto D, che vuol dire correre con la palla, vuol dire fare esercitazioni in cui sei nel gioco, sei nelle situazioni reali di gioco, hai con te un avversario, hai con te dei compagni, hai con te uno spazio di gioco, hai con te una direzione di gioco. Quindi questo è. E vi dico che non abbiamo mai sofferto, avevamo i dati dei cardiofrequenzimetri, avevamo i dati dei GPS, avevamo i dati tecnico-tattici, è così. Però attenzione, che io non voglio sottolineare questo, io non sono contro il preparatore atletico, tutt'altro, per me il preparatore atletico è importante, tanto è vero, se voi parlate con i preparatori atletici che hanno lavorato con noi al Milan piuttosto che al Parma, hanno lo stesso valore dell'allenatore responsabile di una squadra, perché nella preparazione di un allenamento si è in una situazione, come posso dire, circolare, non c'è una gerarchia nel processo di lavoro, si lavora in maniera circolare, quindi se l'allenatore, ciò che guida è l'aspetto tecnico chiaramente, ciò che, se io allenatore devo preparare una partita, devo preparare un giocatore o una squadra in un certo modo, allora mi servirà la competenza del preparatore atletico per sapere in che spazi devo lavorare, con che recuperi devo fare, eccetera eccetera. Ma no, e quindi il preparatore atletico deve conoscere di calcio. Perché se il preparatore atletico sa solo dire come aumentare la velocità, la forza o la resistenza, cioè le capacità condizionali, a me non interessa. Cioè, bene, ma me lo deve fare poi nel gioco, perché io soprattutto in un percorso di settore giovanile, ma non solo, devo accrescere le mie capacità condizionali comprendendo il gioco, imparando il gioco, mettendomi nelle condizioni di comprendere cosa succede nel gioco. Io penso che con questa risposta, così almeno Filippo entra ufficialmente in ukecalcio.com, così ci preparerà al meglio per evitare di sentire la pressione per le prossime per i prossimi appuntamenti. Questa è ufficiale adesso. Cioè, a me mi ha dato praticamente un assist, perché qui volevo far vedere proprio il tuo blog, perché nel tuo blog c'è sia storia del calcio, che questa è bellissima cosa di English Game, lo riconosco subito. E si parla di tutto, no? Come tutto. Poi ci sono storie di squadre, ovviamente c'è anche uno spazio dedicato al Milan, perché è ovvio, infatti, l'angolo Milan. Perché è normale, però poi c'è metodologia, c'è la storia del calcio, un po' come tutti i blog ovviamente, no? Dove si parla di squadre, di allenatori,
di tendenze di gioco, e poi ci sono articoli un po' più approfonditi legati appunto alla metodologia, al nostro pensiero di come, di cosa voglia dire metodo, metodos, la strada per, cioè cosa devo fare io, ad esempio, un settore giovanile, formare il giocatore che sia pronto per la prima squadra. Allora cerchiamo di spiegare come si deve lavorare, come anche lo stile di gioco che va utilizzato, quindi c'è tutto, ci sono state belle discussioni, no, tra me e Serafini, che lui diceva la costruzione dal basso è solo un inutile pericolo. Allora ho cercato di portare quelle che sono gli aspetti, i fondamenti metodologici, i fondamenti pedagogici, filosofici che ci stanno dietro all'idea di costruire dal basso, insomma. Poi uno tanto poi nella nostra idea è alla fine il giocatore che sceglie. Io però ti devo dare gli strumenti per poter uscire dal basso, e devo cominciare a farlo quando tu hai 6-7 anni, metterti dove? Nella complessità del calcio, quindi nelle difficoltà del calcio. Ecco perché la complessità del calcio. Sì, anche io ora, parlando della costruzione al basso oppure del possesso palla, come dici giustamente, come il movimento deve essere finalizzato al gioco del calcio, anche quello che fai col pallone deve essere finalizzato a far gol. Poi io quando ho giocato in un ruolo stranissimo, perché io giocavo per non far gol, perché ero in porta, detto che ero in tondo. Oggi ha cambiato il ruolo del portiere, sono cambiate le sue funzioni, sono cambiate anche le regole, no? Una volta non si poteva passare all'interno dell'area, la rimessa dal fondo, oggi si può, proprio per favorire questa idea. Un tempo addirittura mi passavi la palla, io la prendevo, esatto, di mano, allora, e a quel punto moriva il gioco. Io non vi voglio obbligare a leggere, però se andate a leggere la risposta al perché della costruzione dal basso, che io scrivo a Serafini in un articolo, dà proprio delle ragioni pedagogiche, e anche andiamo indietro nel tempo, quando c'era il passing game, che pare che siano stati gli scozzesi a portarlo, no? Sì. In Inghilterra, eccetera, e poi le prime squadre basavano proprio sul passing game, cioè anche con un'idea di collaborazione, perché comunque erano le classi operaie che si dovevano collaborare tra di loro, e quindi per ottenere il miglior risultato, insomma, sono tutte delle belle storie, dai. Filippo, a proposito di libri, così ci introdurrai se vorrai parlare del tuo libro. C'è una domanda di Claudio, che è di Novi Ligure, di Novi Ligure per l'esattezza. Ci chiede quali sono i libri che Filippo preferisce sul calcio inglese o in generale sul calcio. C'è qualche lettura che hai particolare? A me piacciono i libri che ha scritto Remo Gandolfi, perché è un amico, ha questa capacità di rendere tutto poesia, tutta emozione. Poi io ho qualche libro qui, sono i libri che parlano dei vari stadi, delle rivalità. Adesso i titoli non me li ricordo, però delle rivalità tra i vari club, cioè la rivalità tra Sheffield su Wednesday e la rivalità tra il Ipswich Town e il Norwich, cioè dove si parla, per non parlare dei Mancunians, no, dei Manchester, certo, United, di Manchester City. Ogni libro per me del calcio, che parla di calcio inglese, è un qualcosa da cui attinge, qualcosa che riguarda la storia, non so come dire, è pulsa di emozioni. Io tra l'altro volevo farvi vedere, non so se posso, certo, però io quando ho giocato a Warford quell'anno lì ho tenuto via i biglietti, che secondo me erano una favola. Quelli gialli sono meglio del Warford, ma quegli altri sono fantastici. Io non mi ricordavo questo questo qui, non so se lo vedete, questo sì, è di Norwich. Bellissimo, è un'opera d'arte proprio. Sì, sembra un'opera d'arte. Questo qui è quello del Crewe Alessandra. Mamma mia. Vabbè, sono tutti qua. Grimsby, Millwall, Scusate, però... No, grazie, scusate, grazie, altro che scusate. Grazie. Anzi. È bellissimo. Hai, per curiosità, qualche maglia particolare? A parte quella che vediamo dietro. No, io delle maglie inglesi, no, del passato no, perché... No? Troppo, io sapete cosa facevo? Io scambiavo la maglia e la regalavo, quella che prendevo, sempre a un mio amico che faceva il collezionista. Cioè io la maglia di Maradona, di Platini, di Zico, che avevo, le davo, non avevo quella
Poi dopo mi è venuta la scimmia quando praticamente ho smesso di giocare, allora ho cominciato, però alla fine io le compro, le prendo, cioè è difficile che... Ma lo sai, Filippo, molti tuoi colleghi hanno avuto questa cosa qui. È un errore, però non so come dirci. Quindi non ci si pensa. Io adesso ho le maglie dell'Ipswich, ho le maglie del Watford, ho le maglie... fatemi ricordare, c'è la maglia del Bristol, c'è la maglia, vabbè, Arsenal, Tottenham, Chelsea, le maggiori squadre inglesi, ce le ho tutte, Manchester United, c'è la maglia del Manchester United di Darmian, che ero andato a vedere Manchester United Watford, che la mia compagna, sapendo che a me piaceva il Manchester City, si sbaglia, compra Manchester United il biglietto e però giocava col Watford, quindi vabbè, perfetto, ha azzeccato alla fine, azzeccato, no? Comunque l'importante, e allora sono andato a trovare Darmian che mi ha regalato la maglia. E poi la cosa bella che ha fatto la mia compagna, devo dire straordinaria, lo scorso anno, vi rubo due minuti poi mi taccio, no, vai. E mi ha fatto la sorpresa, perché io compivo gli anni e mi dice: dai, andiamo a Ibiza. No, dai, Ibiza, io non ci sono mai stato, insomma, no, dai, Ibiza, vabbè, sì, ok, c'è il mare, però squadra in B, sta retrocedendo, dai, no. Vabbè, arriviamo all'aeroporto a Bergamo e alla fine mette il telefonino e dice: dai, facciamo la foto. E mi dà il bigliettino con gli auguri, no? Quindi lo apro e io vedo, pian piano prendo, cioè vedo l'Inghilterra, vedo tutte le squadre inglesi con tutti gli stemmi così, e poi vedo due biglietti Newcastle-Arsenal. Oh, cioè, noi andavamo a Newcastle a vedere la partita Newcastle-Arsenal, siamo stati lì cinque giorni, sono andato a vedere quella partita lì, vabbè, a St. James Park, ve lo lascio immaginare, spettacolo. Sì, bellissimo. E poi sono andato a Sunderland col trenino e poi anche a Middlesbrough il giorno successivo prima di partire. Bellissimo. È una santa. Davvero? Sì. Abbiamo un'altra domanda di Geslane, un nostro spettatore, tifoso del Milan, tra l'altro, che ti chiede, a prescindere dal fatto che chiaramente hai giocato lì, ma la tua passione da dove arriva? E se hai, ad oggi, Watford a parte, mettiamo da parte il Watford, una squadra per cui tu simpatizzi? Ma io, allora, ripeto, amo tutte quelle squadre lì. A me mi piace vedere il calcio inglese perché poi alla fine non soffro, no? Perché mi piace vedere il calcio, mi piace vedere, e quindi... Se devo sceglierne una, e credo che risalga, come dicevo prima, ai tempi in cui ero veramente un ragazzino, dove John Work, Paul Mariner, è il proprio Ipswich. Ipswich, infatti, ho scrissi anche qualche mese fa un articolo su questa cosa qui. Infatti, sono andato a Portman Road invece, non la scorsa estate, ma questo Natale. Sono andato fino su a Portman Road, poi non sono riuscito ad andare a Norwich, insomma mi ammazzavano, i familiari. Immaginiamo. Esatto. E quindi l'Ipswich, e tra l'altro il computerone, il big computer, non so se con l'intelligenza artificiale, immagino, in questo articolo avevo scritto quello che aveva previsto, e vediamo se sarà vero, il computer all'inizio del campionato di Serie B inglese. Quindi diciamo simpatizzi per l'Ipswich, possiamo Ma sì, dire. Sì, però, cioè, io se vado a vedere, non so, Chelsea-Arsenal, non so, forse dipende se c'è... Dipende da chi gioca. Sì, chi c'era Aubameyang, c'era poi, adesso c'era, non si chiama, aiutami, Thiago Silva, no? Cioè, si fa, se non c'è un giocatore particolare, se no per me una squadra inglese vale l'altra, Watford a parte ovviamente. Certo. Cioè, il City, per me il City di Guardiola, perché esprime un certo tipo di calcio, però poi è anche facile, no? A me anche queste squadre, gli underdogs, come si dice, il Coventry, solo il nome, oppure gli Aston Villa, solo il Blackburn, no? Visto che certo. Ma piuttosto che lo Sheffield, ma è poesia, dai, cioè l'altra sera quando vedi il Coventry giocare con tutti quei tifosi lì a Wembley contro Manchester United, stai per il Coventry, dai. Sì, a proposito, noi lunedì avremo Ulderico Paltrinelli di Coventry City Italia, che è stato lì
proprio a vedere la partita, Covent Manchester United, quindi ci racconterà Filippo, se hai modo ci puoi seguire lunedì sera, lunedì sera, non lo so, però voi ricordatelo, che magari certamente, non sono sicuro perché non so come certamente, sono certamente sì, quindi ci racconterà un po' tutto, anzi tra l'altro quando ha saputo Enrico che c'era, che c'eri tu, ti manda i saluti, quindi no, grazie, perché io sono nella loro infatti me l'ha detto. C'è il nostro Larry che fa un'altra domanda, se hai mai incontrato John Barnes? Lo hai incontrato? No, John Barnes non l'ho incontrato, no, non era nello staff tecnico perché c'era Luca con Wilkins, no, anche in quel momento lì, tra l'altro, Luther era stato un po' allontanato dalla società, non era chiaro, quindi non l'ho vissuto più di tanto Luther lì, poi dopo, ripeto, noi siamo rimasti amici, siamo rimasti in contatto, però John Barnes non l'ho incontrato, ci siamo incontrati in una chat recente proprio, quella che ti dicevo, perché abbiamo fatto Luther mi ha chiesto di fare un incontro online e quindi c'era anche John Barnes, ci siamo conosciuti. Ma domanda diretta, hai mai pensato di fare l'allenatore? Ma io ho fatto l'allenatore quando ho iniziato con la primavera, prima come assistente di Franco Baresi 2 anni, poi come responsabile della primavera per 2 anni come il capo head coach, come si direbbe, e poi sono entrato nello staff di Ancelotti, ma dopo quell'anno mi è stata offerta la possibilità di diventare responsabile di settore giovanile, quindi io ho cominciato ad assumere un ruolo più dirigenziale e quello mi è piaciuto molto. Ti calzava di più quel ruolo. Sì, la sensazione è quella, quindi adesso tornare ad allenare. Racconto l'ultimo aneddoto, l'esperienza vissuta, non credo di averla già detta, però la prima partita noi giochiamo al Main Road, vecchio stadio del Manchester City. Allora davanti avevano Van Chope e Goate, cioè due ragazzi di colore velocissimi, delle bestie, avevano Berkovic che era un israeliano, un giocatore di qualità, vabbè, loro puntavano a venire su, infatti sono saliti, e noi, ahimè, voi direte, cazzo, ma tu con il Watford hai sempre preso 3 gol, infatti perdiamo quella partita 3-0, però l'emozione che io ho vissuto quando, come ha detto, nominato capitano della squadra, mi presento nello spogliatoio all'inizio della partita con attenzione, l'arbitro ovviamente, ma Stuart Pearce, capitano del City, e l'allenatore del City era niente po' di meno che Kevin Keegan. Tanta roba, assolutamente. Ci vuoi parlare un po'? Vai Lorenzo, scusa. Io volevo sapere una cosa, Allora, nel calcio della Premier attuale, riallacciandomi poi a questo che è il tuo libro, gli eretici del calcio, ci sono, chi è l'eretico del calcio in Premier League secondo te? Ma io, allora, potrebbe essere il nostro De Zerbi, ma allora io ho utilizzato quel termine un po' forte, se vogliamo, perché quello che voglio dire è che l'eretico oggi, dal mio punto di vista, ovviamente, è colui che non si ferma a quello che è un sapere per sempre, un sapere dato per scontato, ma prova ad approfondire tematiche, soprattutto, ripeto, metodologiche, quindi relative all'apprendimento, di come si apprende a giocare a calcio e come si debbano mettere i giocatori nelle condizioni di apprendere. E invece, in generale, si tende sempre a rimanere su quelle idee che sono riduzioniste, quindi che si separa il tutto, quindi si fa una parte atletica, si fa una parte tattica, si fa una parte tecnica, si fa una parte appunto fisica, c'è una parte mentale, c'è una parte emotiva, come se fossero tutte staccate e poi si mettono insieme pensando di ottenere un risultato importante. Io credo, per quello che ho letto, per quello che ho studiato e per l'approccio che abbiamo noi, io e i miei colleghi, i miei compagni di viaggio, chiamiamoli così, pensiamo che invece tutto vada allenato insieme, perché noi siamo un sistema complesso, le persone sono complesse e il calcio è uno sport complesso, perché c'è uno strumento che è la palla, ci sono gli avversari, c'è un contesto di apprendimento di gioco che cambia continuamente, perché gli avversari non li controlli, gli avversari sono quelli che ti determinano i tempi di gioco, il tempo e lo spazio di gioco.
E tu la tecnica deve essere funzionale al gioco. Se il gioco è dato dallo spazio e tempo, è governato da spazio e tempo, e lo spazio e tempo me lo determinano gli avversari, allora se io devo utilizzare una tecnica e imparare una tecnica che mi risolva le situazioni di gioco, non posso pensare di impararla senza la presenza degli avversari, perché imparerei qualcosa che non è funzionale appunto alla situazione di gioco. Non, spero di essere stato sufficientemente chiaro, se non altro chiarissimo. Almeno avremo occasione magari in un altro modo. Assolutamente sì, e ti ringraziamo di questi approfondimenti veramente molto interessanti. E c'è un'altra domanda, un'altra curiosità di Lorenzo, di Larry: sei a Istanbul nello staff di Ancelotti nella finale? Era il 2005 forse. Aspetta, lo voglio cercare. Io... 2005? Io dal 2003 smetto di giocare, faccio 8 mesi in un'azienda di abbigliamento sportivo. 2005 io facevo parte dello staff di Baresi nella primavera, non nella prima squadra. Ho fatto parte dello staff di Ancelotti l'ultimo anno di Carlo, quando poi l'anno successivo lui va al Chelsea, quindi nella stagione 2008-2009. Io nel 2009-2010 è il mio primo anno da responsabile di settore giovanile. Ok, perfetto, perfettissimo, grazie. Come sempre, veramente precisissimo. E Lorenzo, noi ringraziamo tanto Filippo. E ovviamente abbiamo una sorpresa. Non poteva mancare Remo. Remo che è stato ospite due volte da noi, con qualche problemino tecnico, però c'è stato. Ha presentato il libro su Brian Clough, insomma, è stato nostro ospite, graditissimo. Remo è davvero, l'ho detto prima, quando scrive è poesia. Bravissimo, bravissimo Remo, oltre che una bravissima persona, è nostro amico, lo possiamo dire, è nostro amico, lo diciamo. Gli amici di Remo sono miei amici. Allora, siamo tutti amici qui. Che bello, bello avere questa amicizia, vi ringrazio. Che bello. Quindi Filippo, noi ti ringraziamo veramente tanto, magari più in là ci sarà... Sì, con piacere. Vederci. Stasera c'era il derby, o sbaglio, no? Stasera c'era Everton Liverpool, sono finito il primo tempo 1-0. Te pensa che bravo ragazzo che sono, da tifoso dell'Everton. Però per te ha rinunciato al derby. Grazie Lorenzo. Pensa che l'unica formazione tra italiane, inglesi, bim bum bam, che sua memoria è quella che ha battuto la Roma del Liverpool, che ha battuto la Roma in Coppa dei Campioni, ma non perché ne abbia qualcosa contro la Roma. Sì, ma guarda, ora su quello ora si sta parlando un po' di cose personali. Io più che altro con Liverpool c'ho un rapporto di rivalità, ma fino a un certo punto. Per me la rivalità è col Manchester United. Ah, ok. È più col Manchester United, perché è un po' il derby, il Merseyside derby, è un derby che anche... Cioè, i tifosi vengono assieme, ti guardi come ti piace, vincendo 1-0, ti sta piacendo, e forse li fai perdere il secondo campionato di fila. ma questo è un risultato pesantuccio, perché poi con dopo la vittoria dell'Arsenal di ieri, insomma, c'è ancora il secondo tempo. C'è ancora il secondo tempo, poi c'è sempre il City dietro che deve recuperarne due, insomma, quindi... Esatto. Sono tutti lì, però City c'è la finale domani, no? C'è la finale domani il City contro o no? No, il City di FA Cup? Quando giocano? No, il 25 maggio. 25 maggio. Ah, 25 maggio, 25 aprile. No, 25 maggio. Manca ancora un mese. Diciamo che il City comunque. Io non ho nessuna simpatia, anche perché gestendo un sito che deve dare un'informazione più assertiva possibile, insomma, per fortuna non ho simpatie particolari, però devo dire che poi magari anche l'opinione di Filippo mi interessa. L'Arsenal già l'anno scorso ha dato prova di essere, poi si è persa un po' alla fine, ma l'anno scorso il City era veramente un qualcosa di incredibile, ha dimostrato. Però io credo che se lo meriti l'Arsenal quest'anno il titolo. Sì, per quello che ha fatto, per quello che sta facendo, per quello che ha fatto nelle due stagioni, è indubbio che insomma ha dato continuità, ha dato prova di potersi meritare lo scudetto.
scudetto, ma sì, vabbè, il titolo, vabbè, tanto ci siamo, dai. Però ecco, però poi siamo lì, sono tutte lì veramente, come un fai, livello come fai a dire uno merita più dell'altro? No, no, assolutamente. Quello che ha fatto è vero, è un peccato, insomma, l'Arsenal e i tifosi anche loro soffrono, se andasse via anche questo trofeo, sarebbe brutto, sarebbe una bella botta, insomma, sì. Un po' una grande delusione, così come speriamo in fondo, senza nulla togliere anche alle altre squadre. Però noi siamo abituati a vedere la Premier League con l'Everton, ormai sono 70 anni che gioca in prima divisione, ecco, per usare però lì alla fine quelle che sono salite stanno scendendo, no? Mi sembra. Sì, praticamente. Quindi al netto di penalizzazioni, che qua insomma c'è una gestione un po' all'italiana, ecco, un po' all'italiana delle penalizzazioni quest'anno in Premier League. Speriamo, insomma, che non stravolgano troppo i risultati del campo. Filippo, grazie infinite. Grazie a voi. Veramente un grande piacere, e noi ti aspettiamo presto qui con noi. Con piacere, grazie Alfonso, grazie Lorenzo, grazie a tutti in ascolto, grazie a Michele Vello e a Claudio Cabella in particolare. Esatto, benissimo. E a Remo ovviamente. Che c'è. certo. Grazie ancora Filippo. Grazie. Ciao. Allora Lorenzo, è stata una puntata meravigliosa, oltre ogni aspettativa oserei dire. Siamo riusciti a non andare troppo fuori tema, perché era complicato. Sì, perché con Filippo c'è veramente tantissimo da parlare, quindi però gli dedicheremo, se vorrà, altro spazio, senza dubbio, perché con lui c'è veramente tanto da parlare. Quindi, che dire, sono felice, Uke Calcio prova a farvi vivere in tutti i modi la grande passione che noi abbiamo per il calcio d'oltremanica, cerchiamo di trasmettervela nel modo che ci piace di più, quindi in modo genuino, Lorenzo, quindi ci proviamo e speriamo di riuscirci. Questa puntata sarà disponibile in podcast, ovviamente, e sempre su YouTube per la replica, quando volete. Noi, Lorenzo, ci vediamo quando? Lo dobbiamo ancora svelare? No, abbiamo svelato, perché noi ci vediamo lunedì. L'abbiamo svelato, ci vediamo lunedì con Ulderico Paltrinelli di Coventry City Italia, che ha assistito alla semifinale, ci avrà da dirci tante di quelle cose. Che ci siamo scritti io e Alfonso dicendo guarda, non era ancora finito il supplementare, mi hanno detto qui urge la cosa, ci serve per forza. Assolutamente, per forza, cioè, no, ci deve essere per forza Ulderico, non può mancare e non mancherà, quindi tra domani insomma avrete l'evento online, quindi vi potete iscrivere, mettere la campanellina così siete avvisati, e poi vi verrà svelato il programma di maggio con tante belle idee che ci frullano nella testa, Lorenzo, che è un anno che lavora. Quindi a proposito, Lorenzo, ormai siamo quasi alla fine della stagione, io voglio pubblicamente ringraziarti per lo splendido lavoro che hai fatto in quest'anno, veramente meraviglioso. Che era cominciato, ti do una mano gli ospiti e poi sei stato travolto dalla passione di Uke Calcio, quindi veramente veramente grazie, perché questo deve diventare lo spazio di riferimento per il calcio d'oltremanica. Grazie ancora, buonanotte a tutti da ukecalcio.com, tutto quello che gli altri non dicono sul calcio d'oltremanica. Buonanotte.